Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuta Elly Schlein, segretaria del PD e deputata. Buonasera e ben tornato Massimo Giannini, direttore della Stampa. Allora, vediamo una Giorgia Meloni sempre più determinata e più aggressiva, e Elly Schlein è pronta per la sfida subito dopo la pubblicità. Elly Schlein, cominciamo da Giorgia Meloni, che oggi era a Budapest dal suo amico e alleato ungherese Orbán a un summit sulla demografia. La premier ha ribadito che la famiglia è sotto attacco e va difesa, e una delle minacce sarebbe l'ideologia gender, che lei, Schlein, difende e anche rappresenta in qualche modo. Chi sta attaccando la famiglia oggi? E lei si sente chiamata in causa? Ah, intanto, se ci spiegassero che cos'è, ci farebbero un favore, e favore alla chiarezza soprattutto, perché creano dei mostri, quando in realtà ciò che oggi davvero minaccia le famiglie è la paura di futuro. Avere contratti così precari, avere salari così bassi, avere un caro vita su cui questo governo, dopo aver promesso nei video Giorgia Meloni di togliere le accise, guarda caso le hanno aumentate. Però è chiaro cosa Meloni e i suoi intendano per famiglia, no? Sono un uomo, una donna e dei figli eventuali, non due donne, due uomini o un giorno una cosa, un giorno un'altra. Noi difendiamo tutte le famiglie, anche quelle che loro discriminano e a cui vogliono negare l'esistenza. Io non ho mai visto un uomo e una donna picchiati per strada perché si amano e si vogliono bene. Invece a due donne capita, a due uomini è capitato. Le persone discriminate per ciò che sono, sono persone che lavorano, che fanno imprese, che pagano le tasse. Solo che proprio perché sono discriminate per ciò che sono, fanno più fatica a lavorare, a fare impresa e ad accedere ai servizi. È un'ingiustizia. Senta, Schlein, Giorgia Meloni vuole combattere la denatalità, lo ha detto anche oggi, e esiste il calo delle nascite. Lei come intende farlo, accogliendo più migranti? Perché lei è un po', diciamo, la segretaria del PD che dice porte aperte a tutti i migranti. Ah, guardi, anzitutto io sono segretaria di un partito che concretamente ha ottenuto e contribuito a fare l'assegno unico familiare, il più forte strumento di sostegno alle famiglie che questo governo rischia di indebolire, perché sono avanzati 2 miliardi e guai a spostarli da quella misura che sostiene davvero chi fa i figli. Accanto a questo bisogna fare il contrario di ciò che fa il governo. Ma è possibile avere la prima premier donna di questo paese che non sente l'esigenza di investire nelle infrastrutture sociali, nei nidi? Ecco, se volessimo aiutare davvero le bambine e i bambini e ridurre i divari, dovremmo fare un grande investimento sui nidi. Ma di riflesso sappiamo anche che aiuta le famiglie a conciliare i tempi di vita e di lavoro, e in questo aiuta l'occupazione femminile. Ma lei e invece questo governo ha ridotto il Fondo Nazionale sui nidi e rischia pure di perdere alcuni degli investimenti del PNRR su cui noi insistiamo. Ma lei porte aperte ai migranti, ecco, è così che si combatte, guardi, anche la denatalità? Mi faccia finire sulla questione della denatalità. Parlano spesso di denatalità senza avere vedere la connessione con la precarietà, che genera proprio quella paura di futuro, perché la precarietà colpisce soprattutto le donne, sì, no, e soprattutto prima, i giovani. Poi ci arriviamo. Questa ma è una mi parte. Dica sull'immigrazione e i migranti, che sono un modo per combattere la denatalità, fronti, farli arrivare, no? Sulle politiche migratorie questo paese non si è mai reso conto di essere meta di immigrazione almeno dagli anni Ottanta. Non si è mai dato una politica sensata, rigorosa, lungimirante, rispettosa dei diritti fondamentali. Una cosa, guardi, se volessimo davvero avere una politica sensata, bisognerebbe aprire vie legali e sicure per l'accesso, riformando la legge Bossi-Fini. Perché guardi, con la legge Bossi-Fini l'unico modo di venire legalmente in Italia è che un datore di lavoro ti chiami nel tuo paese senza conoscerti. E non ha mai funzionato così. Però insomma, sull'immigrazione dobbiamo approfondire meglio, vero, certo, Massimo? Certo, facciamolo anche su quello che sta Giannini accadendo in queste ore a Lampedusa. Però. Esatto, adesso ci arriviamo. Ma intanto possiamo dire che con l'avvicinarsi delle elezioni europee di giugno, Giorgia Meloni la stiamo vedendo vie più nella versione Vox, per capirci, quindi quella più
combattiva, anche più estremista, se vogliamo. E Elly Schlein è pronta per la sfida contro Giorgia Meloni? Ma siamo in campagna elettorale, questo ormai è evidente. E la ragione per la quale Giorgia Meloni sta accentuando di nuovo questo suo profilo da Vox e da generale Vannacci più che da Partito Popolare Europeo, come a un certo punto si immaginava, dipende banalmente dal fatto che, poiché l'economia non va, la manovra sarà una manovra scarsa, con pochissime risorse a disposizione, Salvini ha ricominciato a fare Salvini e quindi fa ampie scorribande alla destra di Giorgia Meloni, che applica quello che per tanti anni ha applicato la sinistra, cioè nessun nemico a destra. Un tempo si diceva nessun nemico a sinistra, ora lei dice nessun nemico a destra. Quindi marca stretto Salvini e lo insegue su questioni identitarie, sulle quali però, ecco, vorrei aggiungere una cosa a quello che diceva Elly Schlein: è pronta per la sfida. Probabilmente è pronta, anche se è una sfida di lunghissimo periodo, però io voglio insistere sull'immigrazione. Beh, dobbiamo vedere se ha tutto questo periodo davanti a sé, Elly Schlein. Ci arriviamo adesso. Sì, di lungo periodo mi riferivo soprattutto alla durata del Meloni, governo. Mi riferirei al governo Meloni piuttosto. Esatto, però ecco, sull'immigrazione però c'è un punto e questo volevo chiederle. Perché la sinistra è poco credibile sui temi della sicurezza e dell'immigrazione? Perché se guardiamo al passato, ecco, lei citava la Bossi-Fini credo che esista da 15 anni. Dal 2020, dal 2001, ecco, quindi da più, e si, esatto, è sbagliato a non 20 cambiarla quando mai si era mai cambiata, governo. Eppure esatto, la sinistra ha governato, certo, ampiamente, certo, no? Lei non c'era, ma la sinistra ha governato. Certo. Altra cosa unica fatta dal centro-sinistra su quel versante, di fatto sono stati gli accordi di Marco Minniti con la Libia, discussissimi, oggi al centro di ampie polemiche dentro il vostro partito, ma altro non avete fatto. Per cui torno alla domanda di Lilli Gruber. Alla fine, nella percezione generale, l'idea è che, vabbè, la destra fa la faccia feroce, porti chiusi, blocchi navali, o comunque fa finta di. Ma la sinistra che fa? Se non riproporre il solito schema, non c'è niente da fare e quindi vengano tutti. Guardi, a parte che abbiamo votato per non rifinanziare la Guardia Costiera Libica e sa che io ho sempre pensato che fossero politiche sbagliate, come sono sbagliate quelle che sta portando avanti il governo di Giorgia Meloni, con gli accordi cinici con paesi che non rispettano i diritti fondamentali. Ecco, la interrompo subito, perché siccome, a proposito sempre di immigrazione, lei oggi ha detto, parlando di Lampedusa, che è la dimostrazione del fallimento delle politiche di esternalizzazione del governo. Ma chi la capisce se lei parla? Guardi, glielo così? Spiego molto chiaramente. Ma lo deve spiegare, io certo, lo posso agli anche italiani, capire. Lo spiego molto lui, chiaramente. Agli italiani. Vuol dire che pagare dittatori per tentare di bloccare i flussi non solo viola i diritti fondamentali delle persone, ma, come è evidente da quello che accade, non blocca i flussi. Quindi il vero punto è come redistribuiamo le responsabilità tra tutti i paesi europei. Siamo l'Unione per questo. E chi si sta opponendo alla solidarietà all'Italia sono proprio gli alleati di Giorgia Meloni, come Orban, come il governo polacco, che costruiscono muri contro l'Italia per lasciare sola Lampedusa. Allora, e questo non è accettabile. Ma, allora, posso finire? No, però mi faccia il piano capire. Del... No, ma questo è importante, quindi i migranti arrivino, entrino e poi li distribuiamo equamente in Europa, e questa è la sua ricetta, e non vanno comunque mai pagati paesi come la Tunisia o la Turchia, che paghiamo da tanti anni perché tenga dentro il suo paese tanti migranti, sono qualche milione di migranti. Guardi, che vengono dalla Siria e da altre zone di guerra e che magari stanno anche in Siria perché vogliono tornare poi a casa loro appena possibile. Quindi quello non va fatto. Beh, non si violano i diritti fondamentali delle persone, no, perché non può prevalere la ragione di Stato anche su questo. E neanche Saied, il presidente tunisino. Ma i più Minniti, in sostanza. Questo l'abbiamo già detto e l'abbiamo anche votato in Parlamento. Il piano del Partito Democratico è molto chiaro, guardate. Prima questione. C'è un motivo che blocca le persone che arrivano in Italia. Si chiamano regole di Dublino, vanno cambiate. C'eravamo noi, cioè, e ci siamo sempre stati... Cioè che il paese di primo approdo, certo, deve fare tutte le procedure, richiedenti asilo... A fare questa battaglia contro le regole che bloccano centinaia di migliaia di persone in Italia, nel primo paese di arrivo, c'eravamo noi e non abbiamo mai
visto la destra e quella battaglia va proseguita. Perché non ma lei lo sa che perché, intanto, mi scusi, le faccio io una domanda. A giugno nulla accadrà e comunque è difficilissimo. Ma oggi che Giorgia Meloni era con Orban, perché non gli ha fatto una semplice domanda? Non si possono volere solo i benefici di far parte dell'Unione Europea come i fondi strutturali e non condividere le responsabilità che derivano dal fatto di essere parte di un'Unione? Le do un dato, guardi, uno solo. Qualche anno fa i paesi si erano impegnati a fare dei ricollocamenti dall'Italia. L'Ungheria, un paese di 10 milioni di abitanti, ne doveva fare 1.294 su 3 anni. Sa quanti ne ha fatti? Zero. Allora, perché non chiede questo ai suoi alleati? Vabbè, che sono ma anche quelli Francia, che Francia, Germania, non è che si stanno comportando meglio. Ne hanno fatti meglio, pochi, non abbastanza. Ma c'è una differenza, mi perdoni, tra non farne abbastanza e farne zero. Sbagliano a chiudere quelle frontiere, ma sbagliano. Quindi, su questo hanno ragione Meloni e Salvini, che no. Germania e Francia sbagliano a chiudere le frontiere. Sbagliano la Francia e la Germania a chiudere, ma attenzione, è perché ci sono le regole di Dublino, cioè loro chiudono perché l'Italia non rispetta le regole di Dublino. Allora, vincere le europee per noi vuol dire darci la forza di andare lì a cambiare delle regole sbagliate che abbiamo già cambiato al Parlamento europeo. Ma chi ha bloccato quella riforma sono proprio gli amici di Meloni e Salvini. E mi faccia dire una cosa in più, perché accanto a questo bisogna aprire vie legali e sicure per l'accesso, non soltanto all'Italia, che naturalmente molte delle persone che arrivano non vogliono nemmeno rimanere in questo paese, ma ci rimangono bloccate da quelle regole sbagliate. Verso tutti i paesi europei ci vogliono delle vie legali e sicure per l'accesso e anziché prendersela con le ONG e bloccarle in mezzo al mare, che magari avrebbero aiutato a salvare altre persone anche in queste notti terribili a Lampedusa, ci vuole una missione europea di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, perché chi entra in Italia entra in Europa e bisogna condividere ugualmente le responsabilità. Però tutto questo qualcuno le direbbe che incita ancora di più i trafficanti di esseri umani a organizzare barche, barchini e barconi per metterli nelle acque del Mediterraneo, questi migranti, e farli questa arrivare sulle coste del sud Europa. Questa è la teoria della destra che è stata smentita esattamente in queste notti. Si è toccato un numero di arrivi di circa 7.000 persone a Lampedusa, più degli abitanti. Questo nonostante il governo abbia fatto un'unica cosa in questi mesi. Un decreto che io mi rifiuto di chiamare cutro perché serve più rispetto per quei morti e chiamerei decreto Meloni, che fa due cose. Rende più difficile salvare le vite in mare e blocca le navi delle ONG perché ne avrebbero salvate troppe. Sarebbe da chiedere cosa dovevano fare con le altre. Ma la seconda è ancora più grave, perché loro smantellano il sistema di accoglienza diffusa, che è l'unico che garantisce di coinvolgere i sindaci e di fare inclusione sociale. E loro preferiscono i grandi centri dove poi si inserisce l'interesse economico e dove si schiacciano i diritti. Meloni dice che bisogna bloccare le partenze, cioè che i migranti non devono mai arrivare. Lei dice che bisogna cambiare le regole di Dublino, che bisogna... Cioè sono entrambi dei progetti talmente di lungo periodo e di lungo termine che, visto che siamo sempre in campagna elettorale in Italia... Ecco, su questo non sono d'accordo. Si potrebbero cambiare le regole domattina sia a livello europeo, dove noi già al Parlamento europeo me ne ero occupato. Io avevamo ottenuto una maggioranza qualificata su questo. Vorrei almeno che il governo italiano facesse questa battaglia e dicesse la verità ai cittadini, cioè che non hanno il coraggio di chiedere ai loro alleati nazionalisti di fare la propria parte sull'accoglienza per non lasciare sola l'Italia e per non lasciare sola Lampedusa. Ma anche voi dovete dire la verità ai cittadini e anche ai vostri votanti, che l'Italia non può aprire le porte a tutti i migranti. Guardi, è quello che stiamo dicendo, l'Italia non può essere lasciata sola, ma per farlo non riesce a bloccare un mare, riesci a ricondividere le responsabilità con tutti i paesi europei. Stiamo parlando, le voglio dare un altro numero, il numero di anno record di arrivi di richieste d'asilo in Europa è stato il 2016, furono 1.300.000, ma stiamo parlando di un continente di 500 milioni di abitanti, quindi se tutti i paesi europei, tutti e 27, fanno la propria parte secondo un sistema di quote obbligatorie, come quello per cui noi ci battiamo, allora è un fenomeno sostenibile. Però è vero, ma nella sostanza questo non accade e l'esperienza del Parlamento europeo, che pure è importante, non riflette poi le posizioni degli Stati nazionali. Nel Parlamento europeo si sono fatte e decise anche cose significative, ma poi quello che conta è il Consiglio europeo. Ed è lì che gli Stati nazionali fanno quello che poi fanno, lo stiamo vedendo in questi giorni. I francesi hanno raddoppiato i presidi lungo il confine di Ventimiglia, la Germania ha detto non prendiamo più i ricollocamenti secondari. Insomma, è molto complicata la situazione. Sicuramente dopodiché, è complicata. Volevo chiederle un'altra cosa. Ma però bisogna battersi per questo, però, perché solo su questo, il Consiglio. Nel Consiglio dove siedono i governi, siedono le stesse famiglie politiche
e le stesse nazionalità che siedono al Parlamento europeo, ma al Parlamento europeo siamo riusciti a farla passare. Voglio vedere il governo di Giorgia Meloni che ottiene niente più niente meno di quello che ha ottenuto il suo collega e amico polacco, che quando sono arrivati 4 milioni di rifugiati ucraini è riuscito a far sì che potessero attraversare legalmente i confini per essere accolti negli altri paesi. Perché lui riesce e Giorgia Meloni non riesce? No, c'è un altro punto che volevo dire, è in parte collegato a questo, no? E anche all'atteggiamento che ha l'opposizione rispetto a quello che fa il governo. Parliamo del decreto Caivano, abbiamo parlato del decreto Cutro, adesso è stato fatto un altro decreto legge dopo i disastri di quelle zone franche, perché lì lo Stato non c'è. Meloni è andata, il governo ha approvato un provvedimento nel quale si introduce il DASPO per i minori che hanno già commesso reati, si prevede, era prima una multa di 30 euro, che si inaspriscano le pene per i genitori che non mandano i figli a scuola. Arresto in flagrante anche per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, insomma pugno duro per far vedere che lo Stato c'è. L'opposizione contesta e riflette secondo me un atteggiamento che nell'opinione pubblica dà l'idea del solito benaltrismo, cioè tutto quello che fanno gli altri non va mai bene perché serve sempre qualche altra cosa. Quale cosa? Nessuno lo capisce. Beh, è molto chiara, io sono molto d'accordo col Cardinale Zuppi. La repressione non basta in questi casi, serve anche l'educazione e un grande investimento sulla formazione, l'istruzione e la cultura. Se si mettono solo presidi, pur importanti, delle forze dell'ordine e non si mettono accanto presidi sociali, culturali, assistenti sociali, educatrici, educatori di strada, associazioni del terzo settore, psicologi, non si riesce a fare un lavoro di recupero delle persone, di emancipazione di quelle persone, di dare un'opportunità diversa, che non sia quella dell'aggressività e della violenza. Ecco, le due cose devono stare insieme, però naturalmente questa parte noi non la vediamo. E posso aggiungere solo una cosa, perché ho rivolto in questi giorni, purtroppo inascoltata, una appello a Giorgia Meloni. Siccome quella vicenda gravissima nasce da una violenza di genere che ha purtroppo vittime giovanissime, ci rendiamo conto che se anche lì facciamo solo repressione non basta, se non facciamo un grande investimento nell'educazione alle differenze e alle affettività nelle scuole, se no la cultura dello stupro sta attecchendo anche tra le giovani generazioni. Allora io chiedo a Giorgia Meloni che su questo si possa lavorare insieme, lasciando da parte i toni aspri del confronto tra maggioranza e opposizione. Perché c'era stato ancora non mi ha risposto su questo specifico punto, ma continueremo a insistere, come ci siamo viste sul salario minimo, grazie alla battaglia che stiamo facendo con tutte le opposizioni. Spero che anche su questo accetterà un confronto. Tema della sanità pubblica, lei denuncia i tagli del governo alla sanità pubblica, ma se fosse al governo lei oggi dove prenderebbe i soldi per rifinanziarla? Allora, prima questione, questo governo ha abbandonato un obiettivo PNRR di contrasto all'evasione fiscale per 15 miliardi. È un errore. È un governo che dall'inizio strizza l'occhio agli evasori a danno dei tanti imprenditori, contribuenti, pensionati. Quindi caccia gli evasori fiscali per trovare più soldi anche per la sanità pubblica. Sicuramente è una parte importante, ma le voglio dire una cosa. Questo governo si appresta a fare una manovra in cui non riuscirà a mantenere le tante promesse che ho fatto. La politica è l'arte di fare delle scelte e le scelte che vorremmo fare noi sono redistributive, perché guardi, sulla sanità pubblica sì, ma sempre che vuol dire? Che, tradotto cosa vuol dire? Beh, sempre che sti soldi domanda, se volete finanziare la sanità avranno pubblica avranno 10-12 miliardi a disposizione? Per noi la sanità pubblica è una priorità, loro hanno già cominciato a tagliarla dall'anno scorso. Qual è il risultato? Mi ha scritto una donna l'altro giorno che ha la mamma malata oncologica e gli hanno dato un appuntamento nel 2026, le liste d'attesa si allungano, cosa succede? Quello che abbiamo visto a Bergamo, che chi ha i soldi paga 150 euro e salta la lista d'attesa. Lei darebbe... E chi non ce li ha rinuncia a curarsi. Quindi lei impiegherebbe tutte le risorse disponibili con la prossima, per la prossima legge di stabilità sulla sanità? Noi insisteremo su tre priorità fondamentali. Primo, le risorse per la sanità pubblica, perché stanno già tagliando i servizi alle persone. Secondo, il potere d'acquisto delle famiglie. Guardi, un esempio concreto, la scuola. Si sta tornando nelle scuole e non ci si rende conto che le matite e le penne costano il 40% in più. Quindi che cosa farebbe lei? Noi abbiamo già presentato ad agosto una proposta che renda gratuito l'accesso agli libri di testo, le e messe anche scolastiche, lì ci vogliono i soldi. Certo, mi scusi, però le faccio una domanda ulteriore sui soldi.
I soldi per la flat tax, dove li hanno trovati? Sono scelte. No, non l'hanno fatta la flat tax. Hanno fatto una piccola parte incrementale, lei ha ragione. Ma sono scelte quelle della politica. Le faccio un altro esempio. Lei sa che noi spendiamo ogni anno 22 miliardi di sussidi ambientalmente dannosi. Ma perché non cominciamo a recuperare una parte di quelle risorse? Una parte certamente devono aiutare le piccole e medie imprese per fare la conversione ecologica. E spese per gli armamenti, lì si può tagliare qualcosa o bisogna andare, continuare, diciamo, andare d'accordo con la NATO? Spieghi bene questa, perché nel PD questa è una questione cruciale, no? Il 2% di spesa del PIL. Ho visto che si è sollevato un dibattito su questo. Sottoscritto dal paese. Guardi, a me hanno fatto una domanda. Sì, mi hanno chiesto il 2% di spese militari. A me hanno detto se Scholz ha fatto bene in Germania davanti ad una stagflazione, ad una crisi che si annuncia che avrà effetti anche in Italia, a dilazionare i tempi dell'impegno preso del 2%. Io ho risposto che secondo me sì, ha fatto bene e capisco il ragionamento della governanza. Quindi anche noi dovremmo dilazionarlo? L'Italia ha un discorso diverso. No, ma ci dica quello dell'Italia che sì noi non votiamo guardi pro che contro Scholz. Scholz aveva detto lo faremo tutti gli anni da quest'anno. L'Italia ma non ha mi citi diversi. Il cancelliere tedesco. Per me in questo momento le priorità del paese sono altre, a partire dai salari che sono troppo bassi, e dal quindi punto d'acquisto delle persone e della sanità. Dobbiamo, possiamo spostiamo non rispettare quel tetto? Io penso che Scholz abbia fatto bene, sì. No, quindi l'Italia non deve... Ah, certamente non è un elemento. Il governo non è che ha detto lo facciamo domattina, non è, se no sembra che sto dicendo che fanno delle cose che non stanno però facendo. Però lei se fosse al governo direbbe agli stati alleati della NATO, guardate, l'Italia si era impegnata, ma noi, poiché abbiamo altre priorità e vogliamo scegliere, quel 2% di spesa militare rispetto al PIL anno su anno lo riduciamo. Questo farebbe quando, quando saremo al governo ce ne occuperemo. No, ci deve rispondere. Scusi, perché non l'Italia non ha preso l'impegno ma che ha preso Scholz. Ma lo sa perché glielo dico, Elly Schlein? Perché altrimenti domani riparte la tarantella all'interno del suo partito, secondo il quale c'è un problema evidente, perché è una delle linee di frattura insieme ad altre come il Jobs Act, e lei non dice una parola chiara. Io penso che questo sia il vero limite della chiara, sua segreteria, guardi, se mi posso permettere. Guardi, non è che è troppo di sinistra, guardi, è che non è chiara su alcune questioni non fondamentali. Ho risposto chiaramente. Scholz aveva detto una cosa diversa. Scholz ha detto quest'anno, l'anno prossimo e l'anno successivo metteremo il 2%. No, non è riuscito a farlo e ha detto dilazioneremo da quel 2030. Ma io le ho chiesto l'Italia, scusi, dilazionerebbe anche lei se fosse al governo, perché noi ma non l'Italia votiamo non ha preso questo Germania, impegno. Votiamo in Italia. L'Italia non ha preso questo impegno. L'Italia ha già degli impegni che vanno al 2027. Dopodiché mi chiede a me, arriviamo lì con questa situazione? Continuerei a pensare che non è la priorità di questo paese. Certo che continuo a pensarlo, l'ho sempre pensato, perché comunque spendiamo 28 miliardi di spese militari e naturalmente abbiamo dei problemi sulla sanità pubblica, sulla scuola pubblica, sui salari delle persone. E sul referendum del Jobs Act che mi dice? Lei lo sosterrebbe se Landini, leader della CGIL, raccoglierà le firme? Ad ora ancora non c'è un referendum sul Jobs Act. No, quello che io ho detto è siamo disponibili all'ascolto e al confronto con il sindacato, perché anche noi siamo preoccupati dall'aumento della precarietà. Ma lei che pensa però? Lei, diciamo, in cuor suo, penso sul che, Jobs Act, lei cosa pensa? Penso che sarebbe bene abolirlo oppure no? Beh, guardi, io su questo ho preso una posizione molto netta e molto chiara. Nel 2015, quando l'hanno fatto, io ero nel PD ed ero in piazza con la CGIL contro quelle misure. Quindi sia perché penso che siano state delle misure quindi sia sbagliate. Il referendum se ci fosse. Attenti. Prima no, bisogna che discutiamo e capiamo qual è l'iniziativa del sindacato, perché abbiamo ruoli diversi, la politica fa la politica e il sindacato fa il sindacato. Io quello che ho detto è siamo aperti al confronto, all'ascolto e molto attenti alle iniziative che porta in piazza il sindacato. Cosa, il sindacato sarà anche in piazza il 7 e saremo anche noi in quella piazza perché condividiamo molte di quelle battaglie. Cioè, lei personalmente sembra avere le idee chiare su tante questioni anche molto cruciali. Però è molto cauta ad esprimerle perché all'interno del suo partito teme poi delle critiche perché insomma il suo partito cauta, non è che sia metodo, completamente guardi, dietro di lei. Il dal mio 100%. Partito è l'unico partito non personale, non familiare che fa delle discussioni e fa dei congressi. No. Quindi io ho messo una linea in quel congresso che dice chiaramente sulle politiche del lavoro il centrosinistra ha sbagliato. Vabbè, no, ma dico in generale, non è solo sulle politiche del lavoro. Sta diventando un po' un partito personale anche il PD però. Perché? Lei si candida come capolista alle europee? Guardi, non è all'ordine del giorno. Io voglio che prima noi mettiamo in campo un progetto per l'Europa che sia aperto alla società. Noi però dobbiamo sì riducere... o no? Perché su questo lei ha un'idea chiara non è adesso. Non è all'ordine cioè, del giorno. Lei si pensa guardi, che sia giusto che cosa, ma pensa che ma sia giusto... Ascolti un attimo.
Pensa che sia giusto che il leader, il capo di un partito, si candidi alle europee in tutte le circoscrizioni come capolista. Lo faceva Berlusconi, l'hanno fatto in tanti. Lei lo farebbe? Forse lo fa persino noi, Meloni. Noi non abbiamo ancora iniziato a discutere delle candidature. Cosa penso, in che senso? Su questo, lei riterrebbe opportuno che la leader del PD si candidasse come capolista in tutte le circoscrizioni alle europee? Io riterrei opportuno che noi ci occupassimo prima di mettere in campo proposte chiare per le persone. E non ci risponde. E non ci risponde, va bene. Io le posso dire quello che penso. Penso che noi abbiamo bisogno di costruire una lista aperta e plurale, collettiva, proprio perché non siamo un partito personale. Quindi l'ultimo dei nostri problemi è che cosa fanno in via ipotetica i leader dei partiti. Ma lei teme che altri membri del Partito Democratico lasciano il PD? Ci sono state delle fuoriuscite recentemente. 31 in Liguria. No, io non lo temo, ma spero che tutte e tutti daranno un contributo, perché è prezioso proprio per questa corsa per le europee. Però intanto ci giochiamo il futuro. Quindi insomma, quando qualcuno se ne va è sempre un dispiacere. Dispiace soprattutto se prima non ha tentato un dialogo, un'interlocuzione. Ma noi stiamo mettendo in campo un'agenda per l'Italia che ci tiene uniti, che è quella sul diritto alla salute, al lavoro, il clima, la questione delle politiche industriali. Allora, mi scusi, io non credo che nessuna delle culture fondative del Partito Democratico non si senta a casa con un Partito Democratico che si batte per il salario minimo, per la salute pubblica, per l'ambiente e per i diritti delle persone. Intanto le dicono di occuparsi troppo di diritti civili e di parlare sempre di questi temi e di tralasciarne altri. Mi sembra una critica un po' infondata, visto che stiamo per prepararci a portare in piazza le nostre battaglie sulla salute pubblica, sul salario minimo. I diritti sociali e civili stanno insieme e stiamo lavorando anche per costruire un piano per la casa e un nuovo piano industriale che guardi agli interessi di come accompagniamo le imprese nella transizione. E anche per costruire un campo largo, il cosiddetto campo largo. Glielo chiedo perché, siccome lei ha deciso col suo partito di dare l'appoggio a Marco Cappato, il radicale che si candida per il seggio del Senato a Monza e viene sostenuto quindi adesso dal PD insieme ad Azione, Verdi, Più Europa, i 5 Stelle non pervenuti in questo caso. Altra scelta che può dividere Cappato? Il PD, eh? Quale? No? Quella di Cappato. Guardi, no, io penso rapido perché siccome è una elezione che diciamo. Noi abbiamo fatto una scelta su un collegio uninominale che privilegia le coalizioni di non frammentare, di provare a unire il più possibile le forze alternative a questa destra. Dal Partito Democratico ci sarà sempre questo approccio, speriamo di vederlo anche dagli altri quando andremo a fare le coalizioni sui territori. Giannini, tu che avrei un'ultimissima cosa, domanda, rapidissima, in un dibattito recente alla festa del PD, un ex segretario del PD, Nicola Zingaretti, dopo averle fatto ampi elogi dal palco, sceso dal palco in un capannello, si è lasciato sfuggire. Vabbè, tanto con la slide alle europee, se facciamo il 17% è già tanto. Lei si sente supportata dagli ex segretari e dai cosiddetti capi bastone del PD? Io mi sento supportata soprattutto supportata da tanta parte del gruppo dirigente che ha accettato questa sfida. Una parte mi ha votata, una parte non mi ha votata, ma sulle battaglie che stiamo portando avanti siamo uniti e compatti. Guardi, su questo lei è sicura di questo? Ma non è vero che lei rischia con il banco di prova più importante, non solo per il suo partito, per tutti gli altri, anche che sono le elezioni europee, perché siccome lei non schioda dal 20% anche in base agli ultimi sondaggi, qual è l'asticella sotto la quale non deve scendere per non perdere, diciamo, la guida del Partito Democratico alle europee? Facciamo un passo indietro. Quando stia con me adesso, no, perché non lei indietro, dice, andiamo nel futuro. Noi ci schiodiamo tutti i giorni perché abbiamo ritrovato un contatto con le persone, siamo andati in giro per tutta quest'estate militante, sempre il 20% avete massimo, nei sondaggi, ha ragione, massimo. Però partivamo dal 14,5% quando io ho vinto le primarie e quindi abbiamo fatto già un salto avanti importante grazie alla chiarezza delle proposte che facciamo e alla fiducia che stiamo ricostruendo con le persone. E sono 2 milioni di persone in più ipotetiche, perché io i sondaggi li prendo giustamente con le pinze, perché se dovessi fidarmi dei sondaggi io non avrei mai vinto le primarie del PD. Quanto prenderete alle europee?
Qual è il tetto che lei si è fissata? Non sono appassionata d'asticelle, lo so che voi siete appassionati, riesco a seguire su questo. No, perché anche dice nel PD che se prende sotto il 20% Schlein va a casa. Guardi, io ho un mandato per 4 anni per far la segretaria di questo partito e portarlo alle prossime elezioni politiche. Altra cosa è riuscire a impegnare tutto il partito in questa grande sfida, ma in contatto con la società. Per questo non stiamo lavorando sulle liste. Bene il contatto perché con la società. Perché prima di lavorare sulle liste, io vorrei parla fare un linguaggio appello. Spesso incomprensibile alle la società. Per esempio quando dice politiche di esternalizzazione del governo riferite alle politiche di immigrazione. Però le ho spiegato che cosa vuol dire, no, che noi non possiamo pagare i dittatori. Io l'ho capito, che ma lei i diritti deve fondamentali fare in modo che la capiscano i suoi. Ma siccome, le chiedo un'ultima cosa velocemente, siccome il PD viene percepito spesso come il partito del ditino alzato, che dà lezioni sul politicamente corretto, tanto per cominciare, quindi è poco, anche con un linguaggio poco comprensibile dalla gente comune, non è un problema questo anche per lei? Scusi, ma lei, non so, forse è sfuggito, che sono settimane che noi raccogliamo centinaia di migliaia di firme in tutto il paese sul salario minimo. Cosa c'è di incomprensibile sul salario minimo? Il salario minimo dice una cosa chiara, sotto i 9 euro è sfruttamento, non è lavoro e non può essere legale. A me sembra che siano battaglie, no troppo di sinistra, troppo di destra, dove le posizioniamo in un'asse immaginario, sono battaglie popolari, perché il 70% degli italiani infatti è a favore. Infatti quello funziona e ha funzionato, però come, dopo e la sanità c'è? Pubblica non è lei si sente, la lei sanità si sente pubblica non è una cosa che entra nelle case degli italiani e degli italiani. Ne abbiamo parlato della sanità pubblica, lei si sente solida in sella, pensa? Certamente sì e assolutamente sì, e sono molto rincuorata dal contatto con le persone che abbiamo ritrovato. Guardi, noi il PD lo stiamo riportando dove le persone lo aspettavano, a battersi per la giustizia sociale, a battersi per chi fa va più bene, fatica. L'abbiamo capito, l'abbiamo capito. Elly Schlein, la Meloni ha detto ieri che praticamente non ha più vita privata da quando è Presidente del Consiglio. Lei da quando è segretaria del Partito Democratico ce l'ha una vita privata? Noi facciamo tutto quello che serve ogni giorno per provare a migliorare le cose. No, ma la sua vita privata, lei riesce ad averla con la sua compagna? Certamente tengo degli spazi per me. È anche vero che quando sei sempre in giro perché credi tanto nelle tue battaglie c'è meno tempo a disposizione, questo è vero. E le posso chiedere se usa ancora come consulente per vestirsi la sua armocromista? Guardi, si è scritto tanto, anche qui un sacco di fake news. Ho letto di camicie di 2.500 euro di Dior che in realtà erano scontate 82 euro sulla rete. Quindi lasciamo perdere le cose che non sono importanti. Lavora ancora con l'armocromista? La usa ancora? Le chiede ancora consigli o no? Quella è un'amica a cui quando devi fare un servizio con Vogue e rifiuti di mettere i vestiti griffati che ti offrono... Per me la domanda è se si è pentita di quell'intervista. Ecco, si è pentita. No, non mi sono pentita di quell'intervista. Ma guardi, io penso che io non devo andare dove già mi conoscono, sanno che possono fidarsi di quello che faccio. Noi dobbiamo, come Partito Democratico, ricostruire la credibilità presso mondi che non va ci bene. Hanno più guardato. Chiaro. Guardi che è sbagliato pensare che alcune riviste siano lette solo dall'elite del paese. Per carità, non è snobismo. Ecco, da una parte lei viene tacciata di essere troppo radical chic, dall'altra comunque troppo di sinistra e quindi insomma non e allora sono confusi loro, non io, che ho le mie idee. La moda è politica, guardi, lei lo sa bene. Allora, Schlein insiste molto sull'economia, sull'economia sostenibile anche, e l'Italia presenta però su questo fronte un bilancio luci e ombre. Guardate il punto di Paolo Pagliaro. Se fossero uno Stato a sé, le 4 regioni del centro Italia, Lazio, Toscana, Marche e Umbria, sarebbero al primo posto in Europa nella classifica dell'economia circolare, che è l'uso parsimonioso delle risorse naturali. Ma poiché l'Italia è sempre più una somma di divari territoriali, il primo posto non è suo, ma dell'Olanda. Tranne che nel riciclo dei rifiuti, dove eravamo e restiamo i primi, in Europa corrono tutti più veloci di noi. Consumiamo più materie e generiamo più rifiuti sia per abitante che per unità di prodotto interno lordo. Produciamo più emissioni climalteranti pro capite, siamo più voraci degli altri nel consumo di energia fossile e più lenti nella crescita delle rinnovabili. La sensazione netta, leggendo i dati del rapporto Circonomia 2023 presentato oggi, è che in Italia la macchina della transizione ecologica sia in panne. Un dato che colpisce è il modesto numero di brevetti in tema di ambiente ed efficienza energetica.
Sul totale OCSE la Germania ne ha registrati il 12,6%, l'Italia non supera l'1,5%. In questo quadro, che rivela un disimpegno sistemico, ci sono però esempi virtuosi di risparmio energetico ottenuto grazie al riciclo. In Europa vengono citati con ammirazione i risultati raggiunti dal consorzio italiano Conou, che si occupa di rigenerare gli oli minerali usati. L'anno scorso ha raccolto quasi tutto l'olio usato raccoglibile, riutilizzandone il 98%. Questo risultato ha portato a un grande risparmio energetico e a 64.000 tonnellate di minori emissioni di CO2. Siamo in chiusura, Elish Line, c'è una manifestazione a Roma. Sì, sarà a Roma, saremo a fine ottobre, invitiamo tutti quelli che vogliono battersi sulla sanità pubblica, sul lavoro, sul clima, sul futuro di questo paese. Li aspettiamo. Grazie, buon lavoro, grazie Massimo Giannini, grazie, grazie spettatrici e spettatori. Linea Corrado Formigli che torna questa sera, quindi state con noi qua su Piazza Pulita e noi come sempre domani 8:30. Arrivederci.